Il mio nome è Appia e vengo dal Ghana. Da 5 anni vivo a Castel Volturno, provincia di Caserta. Non è il paradiso che avevo sognato, ma non mi lamento. La gente qui dice che sono simpatico, rido e pensano che io sia felice. È il mio modo di esorcizzare questa vita di inferno. Oggi qui, come prima nel mio paese, non vedo via d'uscita. Prima almeno avevo il sogno, andarmene, fuggire, cercare un posto migliore per vivere e per aiutare a vivere la mia famiglia rimasta a casa. Non so nemmeno io come sia finito in questo posto, in questa prigione invisibile da cui non riesco a liberarmi. Indietro non posso tornare. Me lo ricordo bene, quel viaggio da incubo. È un miracolo se sono ancora vivo. Ho pensato molte volte che sarei morto di fame e di sete nel Sahara e poi l'incubo delle prigioni della Libia, dove mi hanno sbattuto per 3 mesi, non so neppure perché. Per non parlare della traversata in mare. Ho dovuto dare tutti i miei soldi per salire su quel gommone. Non posso raccontare la paura. Io il mare non l'avevo mai visto. Pregavo di arrivare il prima possibile. Pregavo e basta. Sono sopravvissuto e ringrazio Dio. Ma adesso, ogni tanto, mi sento un morto vivente. Come sono finito qui? Quasi non me lo ricordo. Certo, per quei maledetti documenti. Se non li hai, ti dicono vai a Castel Volturno. Lì nessuno li ha, o quasi. Poi però ti ricattano su tutto. La casa, il lavoro, le medicine. Senza documenti non hai diritti. Significa non essere liberi. Significa non essere nessuno. Significa essere in balia di chi ti sfrutta come e quando vuole. Devi sempre dipendere da qualcun altro che ti fa pagare tutto a caro prezzo. Questi documenti sono la mia ossessione. È così. Da 5 anni mi trascino in questa terra maledetta di nuovo a cercare di sopravvivere. Ma questa non è vita. La mia giornata. Tutte le mattine, sveglia alle 4:30, poi via, in bici, sino alla fermata dell'autobus che passa quando vuole. Qualche volta la polizia ci ferma, fa scendere tutti e porta via quelli senza documenti, cioè la stragrande maggioranza di noi. Altrimenti ci portano alle rotonde di Licola, Pianura, Arzano, Casavatore, dove ci ritroviamo in media tra i 20 e i 30 immigrati ciascuno. Le chiamano Califo Ground, le rotonde del Califfo. Ma qui, o Califfo, è il caporale. Aspettiamo che vengano a cercarci. Quando ti scelgono non sai mai che cosa ti aspetta. In genere finisci nei campi o in qualche cantiere edile. A volte ti prendono per le pulizie o gli sgomberi. E se non ti scelgono torni a casa per poi rialzarti di nuovo alle 4 il giorno dopo. Non abbiamo scelta. Le condizioni di lavoro sono disumane e la paga, quando c'è, è da fame.
dai 15 ai 35 euro al giorno per 10-11 ore di lavoro. Sono loro che dettano le regole. Tu non hai voce, prendere o lasciare. A volte sento dentro di me come una ferita lacerante, la frustrazione di non aver trovato quello che cercavo, ma non posso tornare indietro. Sarebbe una sconfitta, significherebbe ammettere il fallimento del mio progetto e comunque, senza documenti e senza soldi, come faccio a tornare a casa? Anche se volessi non potrei farlo. E così continuo a restare qui, nella precarietà, nell'insicurezza. Manodopera a basso costo per lavori che in Italia nessuno più vuole fare. Solo. Senza una famiglia. E senza neppure uno straccio di sogno.